Strizzate un pochino gli spinaci, io li ho cotti in padella con aglio, olio, peperoncino e un po' di sale. Qui ho 100 g di formaggio filante, potete usare quello che volete. All'interno del mixer mettiamo 2 cucchiai di ricotta e frulliamo tutto quanto. E chiudiamo così. Schiacciamo bene. Con il fondo di un bicchierino da caffè facciamo così. Un cucchiaino di crema di ricotta e spinaci nei cerchietti che abbiamo fatto. Trasferiamo la bandeja. Inforniamo pomodorini. Tagliamo i pomodorini a metà, così, e poi facciamo un taglietto in questo modo, così. Le olive le potete lasciare intere, tagliarle a metà o così anche, ok? Ed ecco il risultato. Lasciatela raffreddare prima di servire, perché è più buona un pochino più fredda. Adesso è proprio calda calda, eh? Trasferiamo. Così, allarghiamoli, ecco, poi l'oliva, in modo da creare una coccinella. Per creare i puntini della coccinella utilizziamo della glassa all'aceto balsamico. Facciamo cadere così. Spero che questa mia idea vi sia piaciuta. Fatele perché sono buonissime. I bambini le ameranno, e non solo i bambini. La mia ispirazione per questa ricetta l'ho trovata sulla salvia, che è piena di coccinelle.